Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo avanti con Final Cut Pro. Questa dovrebbe essere la terza puntata delle basi su Final Cut. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi dedichiamo l'intera puntata al Chroma Key. Che cos'è il Chroma Key? Il Chroma Key è una funzione presente in molti programmi di editing video che consente di andare a sovrapporre due video, in modo che di uno si veda soltanto una parte e dell'altro se ne veda un'altra. Allora, ora vi faccio vedere meglio. Cosa ci serve per fare questo effetto? Una ripresa di fondo, ovvero uno sfondo. Io, ad esempio, ho questa casa qui, sempre la solita ripresa. E dopo scaricato da internet questi video con sfondo verde. Allora, i video con sfondo verde sono essenziali per questo lavoro. Perché? Perché con il programma si può sostituire lo sfondo verde e si lascia soltanto l'oggetto che si vede. Prendiamo il nostro video con lo sfondo verde, come ad esempio questa sfera, lo spostiamo sopra il nostro sfondo, mi raccomando, è essenziale che stia sopra. Lo selezioniamo e andiamo sulla sezione King qua a destra. Poi prendiamo il primo se lo sfondo è verde, il secondo se lo sfondo è blu. Funziona con tutti i colori essenzialmente questa funzione, il Chroma Key, però io consiglio sfondi verdi o sfondi blu perché il rosso si confonde molto spesso con i colori che abbiamo nel video, oppure si confonde se vi sono persone nel video col colore della pelle, per cui o verde o blu. Qua io utilizzo questa sfera come video, però possiamo utilizzare anche persone che hanno dietro uno sfondo verde, insomma, si può fare proprio con tutto. Questa è solo una dimostrazione. Come vedete, l'effetto è buono. Abbiamo lo sfondo verde che scompare e abbiamo la nostra palla che gira sullo sfondo che abbiamo deciso noi. Quindi, che dire? L'effetto è venuto bene, però non sempre viene così bene. E per andare a sistemare tutte le varie imperfezioni si utilizzano questi vari comandi che abbiamo sulla destra. Innanzitutto questa qua è la forza, cioè la durezza con cui viene rimossa la parte verde. Più è forte, più viene levata la parte verde. E con questi qui si va a selezionare le varie imperfezioni. Ad esempio, qui si vede una macchiolina che magari è di verde un po' più scuro. Noi prendiamo questo strumento, la selezioniamo e vedremo che la macchiolina scompare. La stessa cosa vale per questo strumento qui, che serve più che altro per i bordi, per i contorni degli oggetti sottili o delle persone. Inoltre con questo qui possiamo vedere l'oggetto di un colore diverso e lo sfondo che abbiamo scelto noi di un altro. Così possiamo vedere dove vi sono le varie imperfezioni che saranno di colore bianco. E andando a modificare questi parametri, ovviamente possiamo modificare anche ciò che vediamo nel video, cioè andare a migliorare l'effetto finale. Con i video che scarichiamo da internet, come ad esempio questo qua della sfera, l'effetto è perfetto, insomma, non c'è bisogno di varie rifiniture, ma ad esempio in alcuni video che magari andiamo a girare noi è necessario una rifinitura ulteriore. Quindi niente, essenzialmente questo è il Chroma Key. Ci sono altri programmi che lo fanno bene, come ad esempio Adobe After Effects, Premiere, o anche Pinnacle Studio 10 o 11, se non ricordo male. Anche Sony Vegas fa bene il Chroma Key. Ma insomma, questo è come farlo su Final Cut Pro. Lo dico giusto per farvi sapere che Final Cut Pro non è l'unico programma che può eseguire questa procedura. Comunque, così è molto semplice, molto intuitivo e non vi sono molti passaggi da effettuare. Spero di esservi stato utile, noi ci vediamo alla prossima puntata di Final Cut Pro le basi. Ciao a tutti!